Buongiorno, Kenway. Niente male, la tabacchiera che hai lì. Mi sembri astioso, Hornigold. Hai invidia? Perché è più grossa della tua. No, scommetto che è roba giamaicana. Preferisco quella spagnola. E così hai una nave tutta tua adesso. Bene. Ti insegnerò a governarla a dovere. E come si fa bottino nel modo giusto. Dutch, ci rivediamo al villaggio dei pescatori. Sì. Dov'è il tuo timoniere, Kenway? Stare al timone mi rende fiero, Ben. Mi tiene sveglio. Ecco una preda grassa. Bene, avviciniamoci. Ricorda, quando assalti una nave, devi essere autorevole e devi pretendere il rispetto assoluto dagli altri. In questo modo soggiogherai le menti deboli. Le tue vittime devono sempre sentire nello stomaco un brivido al pensiero che tu possa scattare in qualsiasi momento e aprirli dal cazzo su fino allo sterno. Usa i cannoni se vuoi. Sferra qualche colpo se devi, ma in nome di Dio non affondarla. Non vorrai mica ripescare il carico in mare. Oddio, si può fare. Fuoco! Fuoco! Sbrigatevi, scioperati! Golet! Sembrano soli! Portateli qui che li sistemiamo! Saremo la vostra fine! Non devono abbordarci! Che tengo un buon dia, signor. Sono il capitano Hornigold e questa è la mia ciurma. Siamo marinai come voi, solo di tutt'altra ambizione. Difatti vogliamo prendere il vostro carico. Vi assicuro che non vi verrà fatto alcun male, purché rimaniate calmi. È tutto chiaro? Non me mate, signor. Tengo famiglia. Se lo supplico. Nessuno parla la mia lingua? Nessuno? Little bit. Di ai tuoi amici che rubiamo tutto quanto e che non faremo male a nessuno se restate fermi come statue. Hai capito? Please don't repeat. Oh, ma che cazzo. Chiudeteli nella stiva e portate via tutto quello che potete. Abbiamo recuperato degli oggetti utili per aggiornare. Mi innervosisce navigare con tanta merce rubata a bordo. Ti abituerai. Ti servono altri bottini perché questa sia una giornata memorabile. Si allontanano! Rallentali con le palle! Piano, capitano! Direi che il pericolo è passato. Hai legato bene. Meno vele! Via dalle raffiche! ¿Necesita algo? Bottino ricco oggi. Continua così e Nassau sarà la prima città in cui la gente vivrà come Dio comanda. In libertà. Quel che serve è qualche goccia di sangue, sudore e qualche straccio. Non battiamo bandiere qui e ne siamo orgogliosi.
La bandiera nera è solo il simbolo della nostra fedeltà alla libertà dell'uomo. Questa è per te. Onorala. Lo farò. Dammi il registro che hai con te. Se vuoi tenere viva la Repubblica, ti servono armi oltre che oro. Allora attaccheremo la marina. Finché batteranno la bandiera di Re Filippo, non offenderemo il nostro re. Come avrai visto, il numero dei mercantili che solca queste acque è 3 volte il numero delle navi da guerra. Già, caccia facile, ma in piccole dosi. Giusto. Quindi per stanare la marina bisognerà fare un po' di cagnara. Prendi il pesce piccolo e attiri quelli grossi. Esatto. Quindi saccheggia come meglio credi, capitano Kenway. Ehi! Brigantino della marina in vista! Che occhio, amico! Sei pronto, Kenway? Non si arrenderanno senza combattere. Chi vuole attaccare il brigantino ora? Gridi sì! Sì, è musica per le mie orecchie. Uomini ai posti! Preparate i cannoni! Attento con quei soldati! Potrebbero spararti contro una gran bordata! Proverò quei barili esplosivi su di loro. Che dici? Sì, ottima idea! Tuo segnale! Fuoco! Sono molto vicino! Assalto, uomini! Prendeteli a calci e fategli assaggiare l'acciaio inglese! Un bello scontro, per Dio. Com'è andata? Di sicuro un gran bottino. Ora è il momento di ungere qualcuno e tornarcene nell'uomo. Giusto. Possiamo liberarci della notorietà. Tuoi soldi, amico. Se corromperai l'ufficiale governativo giusto, ti toglierai quei soldati di torno. Bene, facciamolo. Voglio incontrare questi buoni samaritani al più presto. Sono d'accordo. Chiudete gabbie e controvelaci! Pesate le drizze alte di maestra! Un tipo imprudente. Ehi, capitano, devi darti alla macchia? Sei incredibile, Kenway. Hai talento per questo lavoro. Più che lavoro è passione. Giusto. Non continuerò per sempre, amici. Voglio solo il denaro che serve a comprare terre e rispetto in patria. Cristo, ma ti senti almeno? Sogni ancora la tua puttanella in Inghilterra quando potresti avere tutte le femmine che vuoi, qui e subito. Ah, i signori hanno scopi nobili. E io che mi credevo in compagnia di manigoldi. Bel bottino oggi. Di che umore è la ciurma? Tutta sorrisi e denti guasti. Si parla anche di incontrare Mastro Kid per derubare una piantagione vicina. Una piantagione? Ambizioso. E anche lucroso, se va in porto. Sì. È una buona idea. Ma guarda, il figlio bastardo del vecchio William Kidd. Soltanto un ragazzo, ma vale almeno 10 volte più di suo padre. È
Beckman. È buffo vederti qui, Kenway. Sempre aitante e azzimato. E il costume? L'hai rubato a un dandy a Havana? No, amico. L'ho preso a un cadavere, che qualche istante prima era vivo e ha osato mancarmi di rispetto. Dimmi, cos'è questa storia del furto a una piantagione? Tu non hai segreti per me, vero? Non so tenerli. Ogni giorno salpano golette cariche di zucchero dalle piantagioni qui vicine. E spesso si fermano qui per vendere qualche cassa. Arriverà un uomo che ti frutterà un bel bottino oggi. Se vuoi derubare la sua piantagione, ti darò qualche dritta. Ci sto. La piantagione è di un certo signor Beckford. Proprio lui. Ne possiede a decine in queste isole. Ed è ricco da fare schifo. Il tipo d'uomo che amo derubare. Il suo agente è qui in giro. Trovalo, seguilo. E ti porterà dritto al malloppo. Vediamo ai prezzi che il signor Beckford stabilisce. E la qualità con lui è una certezza. Sì, questa bella melassa è canna grezza. Per me va bene. Mi rallegra molto sentirvelo dire. Nonostante l'incertezza della vostra impresa, vedo che siete uomini d'intelletto. Beckford, Manning, con me. Abbiamo finito qui. Sì, signore. Dove andiamo? Torniamo alla piantagione a fare il punto delle nostre riserve. È stato un buon raccolto quest'anno. Non dovreste farvi sentire, signore. Questo non è certo un porto sicuro. Assurdo, amico. Ho appena parlato piacevolmente con un signore. Siamo giunti a un buon accordo. Certo, signore. Piegate le vele, gente! Si torna a casa! Hold mine. Capitano, hai la faccia di chi ha in mente qualcosa. Uno sguardo che conosco. Hai ragione, Ade. Ho appena sentito un uomo di Beckford che tesseva le lodi della sua piantagione e delle merci che ci conserva. E così ho pensato che potrei privarlo di tutta quella roba e venderla in giro a un prezzo più basso del suo. Ah, un uomo d'ingegno. L'idea mi piace. Questa è una buona nave. Vediamo quanto valete. Quell'uomo lavora per un certo Peter Beckford. Lo conosci? Beckford è il suo impero dello zucchero. Sì, i Beckford e anche i Drax. Non ho lavorato nei loro campi, ma conosco quei nomi dalle storie che raccontavano gli altri. Lavoravi in una piantagione, tu? In una piccola, sì. Io lavoravo solo alla bollitura. Alla bollitura? Fanno bollire l'acqua o qualcos'altro? Il succo della canna. È difficile fare lo zucchero. È pericoloso. Forse è per questo che costa così caro. Com'è sgobbare giorno e notte in una piantagione? Sai, prima si raccoglieva la canna da zucchero, poi la si metteva tra due rulli di metallo che estraevano il succo dalla canna. Una volta raccolto il succo, bisogna farlo bollire per togliere tutta l'acqua. Usavamo dei grandi calderoni di rame. La sai una cosa, fratello? Quando lo zucchero bolle, scotta più di tutto. Basta toccarlo e si attacca come colla e brucia da morire. E ti resta una cicatrice. Cristo. È un rischio lavorarsi vicini. I soldati in giro per la piantagione ci vedranno subito. Scendi qui allora e nuota a riva. Noi penseremo alla Jackdaw. Che succede qui? Perché tanto scompiglio? Nulla di che, signore, davvero, il compleanno di Wilmington. E ti sei anche ubriacato in servizio. Non temete, signore, è tutto sistemato. Lo vedremo, giusto? Intanto raddoppiate la guardia stanotte. Raddoppiarla? Ma perché? Credo mi abbiano seguito, ragazzo.
E i pirati, se non mi sbaglio. Anche se era una nave troppo grossa per quei bifolchi. Sicuramente non schiavisti con una nave di quelle dimensioni. Raddoppia la guardia, ubriacone! E tieni gli occhi ben aperti, senza mai distrarti. Tu, laggiù! Sveglia, amico! Hai un compito! Mi spiace, signore. Terrò gli occhi aperti. In nome di Dio! Ma che diavolo è successo oggi? Come credi di suonare quell'allarme se sei ubriaco marcio e non ti reggi neanche in piedi? Scusatemi, signore. Sono in piena forma. Se vedo qualcosa di strano, suono l'allarme in un batter d'occhio, lo giuro! Voglio parlare con chi comanda qui. Devo entrare subito nel magazzino. Chi di voi cani ha la chiave del magazzino, eh? Nessuno è sobrio qui? Voglio la chiave del magazzino. E subito! Other than rumors of pirate activity at the radio stations prior to this assignment. Ora, mi raccomando, dovete stare molto attenti. Durante la scena che vedrete, guardate questi pirati dietro di loro. È una piccola curiosità e molto carina. Questi pirati, messi qui intorno al falò, faranno gli stessi movimenti della scena del ricordo di Altair Revelations quando torna a Mas Yaff e chiede dell'acqua. E loro lo riconoscono come mentore. Fateci caso. Ed ecco la nostra Repubblica Pirata, gente! Siamo ricchi e liberi e ben lontani da re, clero e riscossori di debiti. Quasi 500 uomini sono affiliati ai Fratelli della Costa a Nassau. Un bel numero. Vero. Un bel numero, eppure ci mancano difese. Se il re attaccasse la città, la schiaccerebbe. Allora cerchiamo l'osservatorio. Se fa quello che dicono i Templari, saremo imbattibili. Ancora quella storia, Kenway! È una favola per bambini! Intendo delle vere difese. Rubare un galeone e puntare i cannoni da un lato. Sarebbe un'ottima decorazione per il nostro porto. Non sarà così facile rubare un galeone spagnolo. Ne avete mai visto uno? Sì, certo. Ve lo mostrerò. È un vero elefante, sì. Grosso e lento. Questa Jackdaw non è male. L'hai fregata agli spagnoli, vero? Già. Nel mezzo di un uragano. Prima che la flotta del tesoro si arenasse sulla costa. Il suo carico era ricco quanto si dice in giro? Mille volte tanto. Dico che almeno 1 milione di sterline ha affondato quel giorno. Un uragano divino! Potremmo fare un tuffo in zona. Vedere che si può recuperare. Ripulire i relitti sarebbe una piacevole novità per noi. Niente più azioni violente contro mercanti o roba simile. Già... Sono parole da rammollito per un vero pirata. Ma se capita, ci sto di sicuro.
Teniamo in serbo le sciabole per la marina. E per chiunque ci sbarra la strada. Alla via così! Chissà cosa ci aspetta là avanti. Sarà come scrutare in una cascata. Non fatevela sotto, gente. Ci penso io. Che nave mostruosa! Guardate, è enorme! Già! Ora non abbiamo alcuna speranza contro di lei. Mi hai sentito, Kenway? Resta a distanza. Colpiremo al momento opportuno. Quando calerà la notte, presumo. Sì, potrebbe essere. Charles Vane è sempre più imprudente. Una vecchia conoscenza? Non lo definirei un amico. Ma facciamo questo mestiere da così tanto che non posso che rispettare quell'uomo. Guarda, sparano con i mortai! Lavora bene, non sporcare la tua. Charles Vane che se la sfigna con la coda fra le gambe. Tanto meglio per noi, maledetti bastardi! Ci stiamo festeggiando! Guardati nel galeone e affonda questi piccoli! Pronti al fuoco! Fuoco! Ecco il suo punto debole! Vanno dritti verso l'inferno! Fuoco! Fa rotta verso quell'isola. Conosco il posto. Una roccaforte naturale usata da un francese di nome Ducasse. Julien Ducasse, il templare? Proprio lui. Non sapevo del titolo. Lo conosco. E se vedrà la mia nave la riconoscerà, l'ha vista a L'Avana. Si chiederebbe chi è il suo capitano. Non posso rischiare. E non voglio perdere quel galeone. Pensiamoci bene. Potremmo aspettare la notte per abbordarlo. Signori, com'è costume fra i nostri pari, non cadiamo nell'errore di seguire gli ordini di un solo folle, ma agiamo seguendo la nostra follia collettiva. L'oggetto delle nostre mire è un enorme galeone e lo vogliamo perché ci sarà molto utile a Nassau. Lo metterò ai voti. Quelli a favore di razziare il covo e catturare quella nave... gridino tutti sì! Chi è contrario, piagnucoli no! Il consiglio del re non è mai stato così unito. Ricordate il dono che mi faceste? Ecco, funziona benissimo. Fils de putain! Così audace spavaldo, ma povero di spirito. Mi spiace tanto, amico. Ma non posso rischiare che i templari sappiano che sono ancora in giro.
Miserable bucanier, dopo quanto avete visto, con quello che sapete del mio ordine, ancora scegliete la via dell'ignoranza e della ribalderia? Che cos'è? Rubare il massimo della tua ambizione? Non riesci a capire il nostro obiettivo? Tutti gli imperi della Terra aboliti, un mondo libero e puro, un mondo senza parassiti come te! Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Il covo è nostro! Yeah! Ciao. Ho visto che stavi per uscire, sono venuta a portarti una cosa. Un regalo di benvenuto. Qui danno premi agli impiegati che fanno bene il loro lavoro. È una cosa carina, visto che non abbiamo bonus. Io ne ho ricevuti già 11 e... Sì. Bonjour. Ma certo, ci penso io. Sai, Olivier in persona vuole incontrarti. Fantastico. Seguimi. È all'ultimo piano, è facile da trovare. Ma il resto dell'edificio è un labirinto per i novellini, quindi il nostro team ha creato un'applicazione con tutta la mappa. Guarda il trasmettitore. Ti ho segnato dov'è l'ufficio di Olivier. Dovresti trovarlo. Olivier è gentile, non morde. Questa cosa funziona? Io sono John dell'IT. Ero da te prima. Ti stavo calibrando l'Animus. Sono un po' il tuttofare dell'Abstergo Industries. Gestisco tutta la roba tecnica. Hai un minuto per... Oh, cacchio. Il segnale dice che stai andando in ufficio da Olivier. Pazienza. Ti chiamo quando hai finito. Ho un favore da chiederti. Bonjour. Entra pure, ti sta aspettando. Ma... Senti, a meno che tu non mi ordini di farlo, io non abbandono il mio progetto chiave. Edward Kenway è... E poi è... È così che è iniziata Hollywood, sai? Coi film sui pirati, Douglas Fairbanks e Rolf Lynn. E ora noi abbiamo accesso a una storia reale. Oui, oui. Esatto. Presenteremo tutto quanto alla riunione degli azionisti. Giusto. Spero di rivederti presto. Stammi bene, Letizia. Salut, ciao, grazie di essere qui. So che hai da fare. Ho riguardato parte dei tuoi dati. Si tratta di roba grossa, eh? Naturalmente dobbiamo ripulirla un po' per poterla proporre alle famiglie. Magari dare a Edward la voce di James Bond, per esempio. Una di quelle voci che piacciono alle donne. Bellissima città, vero? Il motivo per cui volevo vederti riguarda quello che chiamano l'osservatorio. È stato menzionato qualche volta nella tua sequenza. Vorrei chiederti di trovare quel particolare set di ricordi appena ti sarà possibile. Se fosse per me, on sacris, lascerei perdere tutto. Ma i pezzi grossi dell'Abstergo Industries mi perseguitano da giorni. Quindi, segui qualsiasi traccia trovi e speriamo di... Mi stanno chiamando. Devo rispondere. Ci sentiamo presto. Buona giornata. Allen, bonjour. Oui, 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 tout va bien. Naturellement.
sempre John dell'IT. Hai un secondo? Bene. Ti metto un segnale sulla mappa. Allora, una tua collega è partita per le vacanze stamattina senza mandarmi un file video che mi serve. Visto che odio più o meno tutti sul tuo piano, speravo tu potessi aiutarmi. Dovresti trasferire il file dal suo computer e consegnarlo al corriere appena arriva. Niente di che. Devi solo andare sul loro Animus, accedere e trasferire i file. Facile. Per favore sbrigati, prima che arrivi a odiare anche te. Una porta chiusa. Nessun problema. È il vantaggio di avere un accesso di livello 1. Ora ce l'hai anche tu. Non abusarne. Accedi e ti guido passo passo. Ora devi aggirare il nucleo per accedere ai dati interni. Dopo che l'hai fatto, il trasmettitore scarica tutto in automatico. Devi scoprire come aggirare il nucleo per accedere ai dati interni. Sei dentro. Bene. Il file dovrebbe essere in download. Ho creato un database per tutti i file che trovi. Cerca la sezione I miei file nel tuo trasmettitore. Verrai reindirizzato subito. Tutto quello che scarichi finirà lì dentro. Protetto da un firewall, naturalmente. 23 dicembre 2012. Capo unità recupero campioni Fisher in riferimento al caso del soggetto 17, Desmond Miles. Il soggetto era deceduto e solo. L'ora della morte risale all'incirca ai primi minuti dopo la mezzanotte, in condizioni favorevoli al recupero di campioni di DNA. Eravamo preoccupati per le possibili interferenze nella cripta, ma data la professionalità del team, abbiamo potuto raccogliere dati utili. Ho personalmente recuperato lo zaino del soggetto e ne ho estratto oggetti interessanti da sottoporre ad analisi. Il soggetto presentava ustioni alla mano destra, così gravi da fonderne le ossa, segni di un trauma da combustione ad alta temperatura. In tutta onestà, non ho mai visto niente di simile prima. Testa, collo e busto erano in buone condizioni. Ho selezionato i migliori agenti per il recupero dei campioni di sangue e saliva. Abbiamo iniziato il prelievo di tessuti e abbiamo recuperato svariati campioni utili. Le analisi e il recupero dei dati sono in corso, ma sembra che la procedura sia notevolmente semplice. Grazie al database Cloud e al lavoro dell'unità recupero campioni 3 dell'Abstergo, l'eredità del soggetto 17 passerà senza alcun danno al campione 17. Cavolo, sei più bravo di quanto credessi. Ora scendi subito nell'atrio. Senti, il file che hai preso, fossi in te non lo guarderei. Insomma, potresti, ma non è il caso. Quindi, una volta finito, fingi che non sia successo nulla, ok? O andrai a nanna tutto triste. Bene, il corriere dovrebbe aspettarti di sotto. Credo sia già lì da un pezzo. Non serve dirlo, ma ora che sai come entrare nei computer dei colleghi, non vuol dire che devi farlo. Almeno non di continuo, ok? Davvero, è illegale. Non fare cazzate, se non è nella tua natura. Non sono sicuro di potercela fare, sai? Questo lavoro è degradante per me. Ma questo caffè fa schifo. Dovresti fare pratica. Cosa? No. Non è possibile. Ho seguito la ricetta passo passo. È un'arte, Sean. Non è scienza. Ehi, guarda chi c'è. Non ti sei dimenticato allora. Sei stato molto maleducato. Hai lasciato Rebecca qui ad aspettare per quasi mezz'ora. Su, amico. Fai il bravo. Devi scusarlo, è soltanto un po' irritabile. Dimmi, ora che si fa? Trasferiamo i dati? Bene, dovrebbe andare. Manderemo un'email. Alla prossima. Ciao, Sean. Ciao. Ehi, e non aspettarti altro caffè gratis! Arrogante. Non è fantastica? Ehi, ho sentito che il mio corriere ha preso tutto. Ottimo, sei un vero genio. No. Sto esagerando, non sei un genio. Sei un impiegato. È il tuo lavoro. Ma grazie dell'aiuto. Bene, grazie. Divertiti coi pirati.
L'unico file minimamente interessante che voglio mostrarvi per questo episodio riguarda Rodrigo Borgia, che è interessante vedere il punto di vista diverso dei Templari, che qui dice che ha subito le angherie di Ezio Auditore e che la sua figura dovrebbe essere rivalutata. Una cosa interessante è che nonostante per i Templari ci dovrebbe essere questa rivalutazione di Rodrigo Borgia come Gran Maestro dei Templari, tutti concordano nel dire che Cesare Borgia invece era semplicemente odioso e che sia giusto che alla fine sia morto perché infangava il buon nome dell'Ordine dei Templari. Perciò per questo episodio è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!